Per il quinto anno consecutivo tornano all'ex Arsenale musiche, colori e sapori dell'Andalusia. L'associazione culturale italo-spagnola, con il patrocinio del comune, porta a Verona dal 24 al 26 maggio la Feria, la celebre festa popolare dell'Andalusia presentata nei giorni scorsi dall'assessore alla cultura e dalla presidente dell'ACIS Anna Altarriba Cabré. L'ACIS è l'associazione culturale italo-spagnola. Quest'anno ha avuto una medaglia questa associazione per tutto il lavoro di promozione della cultura spagnola in territorio italiano concessa dal re di Spagna. E, niente, è la quinta edizione, è il quinto anno che festeggiamo tra tante cose questa feria andalusa, e quest'anno ha svegliato un po' l'interesse dei sevigliani e del comune di Siviglia, che è molto interessato a questo evento, perché non è molto ricorrente fare una festa di questa portata e soprattutto in Italia all'estero, no? E allora niente, ci hanno mandato una lettera molto sentita, è stato molto, veramente molto commovente. Allora la festa è incominciata venerdì con una conferenza da un professore di Granada e una bailaora di flamenco professionale. Poi abbiamo illuminato l'orologio dei portoni di Piazza Bra con i colori della bandiera nazionale e poi siamo andati avanti con la Sevillanas fino a mezzanotte. Sabato si sono svolte due sfilate di moda flamenca organizzate da due stiliste provenienti da Siviglia, con abiti indossati dagli studenti del liceo Fracastoro, dell'Educandato Agli Angeli e del liceo Maffei, grazie alla connessione creata dalla rete Enredados para la Egna. Questa rete crea una connessione fra 10 istituti del territorio di Verona e propone ogni anno una serie di iniziative e attività rivolte sia agli studenti che ai docenti. Abbiamo avviato una collaborazione, abbiamo firmato una convenzione attraverso la mia scuola, che è la scuola pilota, che è il liceo Maffei di Verona. Abbiamo firmato una convenzione con l'ACIS, che è l'associazione di cui anch'io faccio parte come referente delle scuole secondarie, per mettere in pratica il progetto di alternanza scuola-lavoro che l'ultima riforma scolastica ha inserito all'interno della scuola.